Amiche e amici di Sport di Più, beh, intanto buon anno, ben ritrovati, lunedì 10 di gennaio 2022, prima colazione del nuovo anno, questa mattina siamo al Vin Santo Caffè di Madonna di Campagna, Verona, e siamo insieme con Marcello Rigamonti. Buongiorno Marcello. Buongiorno. Marcello Rigamonti, per chi non lo conoscesse, è allenatore ovviamente di nuoto, allenatore di nuoto, dopo una lunga esperienza con atleti di alto livello normo, si è dedicato al nuoto paralimpico, dopo ci spiegheremo bene perché è sempre... Oh, grazie, intanto arriva il caffè, grazie mille. Grazie. E dicevamo, appunto, Marcello è anche vicepresidente del Verona Swimming Team, società di nuoto sempre paralimpico di Verona. Allora, con Marcello parleremo ovviamente di nuoto, ma cominceremo a entrare a tuffarci, passami così l'aggancio appunto con il nuoto, nel mondo del paralimpico, perché come abbiamo detto, già anticipato, Sport di Più da quest'anno sarà più attento alle tematiche legate a questo tipo di sport, perché ci sono tanti motivi, tante storie, tante cose da conoscere di un mondo che finalmente, e qui ti lancio il primo assist, Marcello, finalmente la gente si è accorta di chi fa sport e avendo anche delle difficoltà fisiche, motorie e psicologiche magari. Sì, beh, innanzitutto agli ascoltatori voglio augurare un bel 2022 e soprattutto lo voglio augurare a noi, sperando che sia bello come quello passato. Perché? Perché l'anno scorso è successa proprio una rivoluzione, in poche parole. Sì. Cioè, grazie al nostro lavoro, grazie al lavoro della federazione, del CT Vernole e di tutto il movimento, siamo stati capaci di fare risultati notevoli. Una serie di cose, magari le dirette al mattino e altre, siamo andati sulle prime pagine. Qua vedo appunto la tua rivista che vede proprio Stefano in prima pagina, perché Stefano ha veramente bucato con la sua compagna. E quindi, insomma, finalmente siamo arrivati agli onori della ribalta. E possiamo far capire meglio cosa stiamo facendo. Che fate tantissimo, perché al di là dell'aspetto sportivo c'è un aspetto sociale, è indubbio, è fuori discussione. Hai citato Stefano Rigamonti, Stefano Raimondi, scusami, c'è sempre Stefano Raimondi, che è stato un po' il vostro, come dicevi tu, il vostro faro, no? Quello che ha illuminato un po' il vostro lavoro, ma non c'è solo lui, dietro c'è un lavoro che parte da quanti anni fa? Noi che facciamo, cioè, allora, io che faccio nuoto paralimpico lo faccio dal 2012. No. Perché? Perché avevo Xenia Francesca Palazzo in squadra e quindi con lei ho messo il primo mattoncino di questa bella casa che abbiamo costruito fino adesso. L'anno dopo ci sono stati i mondiali a Montreal, dove è stata andata benissimo, è arrivata sesta. E poi dopo, vabbè, io sono uscito dalla Bentegodi e ho pensato poi col tempo di fare una squadra mia, di essere indipendente e di portare avanti in modo autonomo con i miei amici che sono Virginia Tortella e soprattutto il mio presidente Marco Bovi e anche Paola Bianco, la nostra società, e di fare una società autonoma che desse una mano a questi ragazzi. Infatti quest'anno, grazie anche ai risultati che abbiamo fatto, siamo passati da 1 nel 2012, siamo in 27 adesso. 27 è un numero importante, siamo anche 4 tecnici. Quindi, insomma, un segnale importante che in un momento storico come quello che viviamo da 2 anni a questa parte, dove c'è un po' di abbandono da parte di ragazzi nel mondo dello sport, qui abbiamo capito che invece è il contrario. Qui c'è sempre più interesse. Perché? Perché lo sport aiuta, ma lo sport aiuta non solo i ragazzi, ma anche le famiglie, no? Sì, diciamo i ragazzi essenzialmente e poi di conseguenza le famiglie. Ma perché? Perché i ragazzi sono più tranquilli, fanno sport, si sentono riconosciuti, hanno una maggiore autostima di se stessi, che poi vincano le Paralimpiadi come Stefano e Xenia, ma oppure che facciano... gareggino, è una festa, è veramente una grossa opportunità. Quindi attraverso lo sport, perché questa è poi la nostra filosofia che ho sempre portato avanti, che lo sport agonistico è la migliore, è il miglior farmaco che noi possiamo somministrare a questi ragazzi. È proprio un farmaco, perché gli permette di crescere,
e di andare oltre, girare il mondo, sentirsi riconosciuti, questa è la cosa importante, non sentirsi a lato di questa società. Ed è una grande soddisfazione. Domenica abbiamo fatto una gara, il 19 di dicembre abbiamo fatto una gara a Brescia dove abbiamo fatto esordire due ragazzi nuovi, William e Leonardo. Eravamo tutti felici, uno perché iniziamo questa bella avventura, certo. No? E quindi avevano paura, qua com'è il blocco, la vasca da 50. Però vedere, per esempio, William, che si è presentato un giorno da me dicendomi, lui ha 24 anni, ha affrontato un tumore al ginocchio e adesso ha una protesi. Mi è venuto in piscina e ho saputo che io so nuotare poco, ma non posso più mi piace fare sport, non posso fare più calcio, non posso più fare corsa e bicicletta. Certo. Mi dà una mano. E ho fatto questo percorso che è sfociato in questa, è stato classificato, ho fatto questa gara, è andato fortissimo perché è arrivato a 5 decimi dal tempo limite dei campionati italiani assoluti. Caspita, cioè, ma una roba incredibile, proprio un esordio eccezionale. E tutti eravamo contenti, ma tutta la squadra era contenta e lui è andato a casa felice e soddisfatto di se stesso. La stessa cosa vale per Leonardo, che è un acondroplastico, cioè un ragazzo nano, insomma, sì. Possiamo dirlo, che è un ragazzo un po' chiuso, un po' così. Beh, questo prima gara, classificazione, ha fatto due record italiani. Pensa. E adesso addirittura è impredicato per andare a fare i campionati europei. Cioè la sua vita è cambiata da così a così, cioè è cambiata in modo radicale, la mamma è felicissima. Tra l'altro loro si allenano vicino a Vicenza, sì. E noi abbiamo creato un gruppo lì grazie al mio amico fraterno Leonardo Alberto Burlina, che è il capo allenatore dello sport che gestisce la piscina di Creazzo, e grazie a un grande allenatore che sta in quella zona noi abbiamo creato una squadrettina lì, che per adesso sono un atleta. Stiamo seminando e quindi eccezionale. Senti, hai detto sono riconosciuti, questi ragazzi sono riconosciuti, la loro vita cambia perché passano, possiamo dire, dall'anonimato a una ribalta importante. La domanda è questo salto, questa ribalta anche a volte improvvisa, può creare anche degli scombussolamenti, nel senso può portare anche delle cose negative, nel senso di credersi arrivati, credersi già insomma, io penso che questo genere di appunto che tu hai fatto ci sta perfettamente, però nei casi degli atleti di maggior livello, Stefano e Xenia, questo no, perché li vedo che si stanno impegnando, si stanno dando da fare. Poi vabbè, ci pensiamo anche noi a tenerli a volare un po' bassi, il discorso è questo, no? Perché Xenia ogni tanto la prendo in giro davanti agli altri, lei mi guarda, mi dice, poi sono campione di sapore lì, perché a me interessa niente se Xenia, quindi allenati e ti dai da fare. Però ecco, loro sanno da dove sono arrivati, certo. E quindi questa cosa qua, questo imprinting della difficoltà della vita che hanno dovuto affrontare, gli rimane. Io non ho mai visto ragazzi in nazionale, ce ne sono tanti, ma non ho quasi mai visto ragazzi così spocchiosi, non umili, non rispettosi, perché la disabilità ti fa rispettare quello che hanno gli altri, ti fa capire le difficoltà degli altri e di per sé stessa è una scuola di vita incredibile. Ma questi ragazzi possono essere anche, lo diciamo sempre, un insegnamento, un aiuto per noi che ci definiamo normali. Confrontarsi con loro ti fa capire la fortuna che hai, ma non solo, ti fa capire anche i tuoi limiti, perché lo dico sempre, no? Se io mi mettessi in piscina, che mi reputo virgolette normale, a nuotare con probabilmente col ragazzo, hai tu William, no? Che è amputato. Lui fa 34, non è amputato, c'ha però il filo, la protesi, c'è un uomo bionico. In acqua il disabile poi divento io, perché lui sicuramente è più abile di me. Ma molto più forte di te. Quindi, per non parlare di Stefano che ti gira intorno. Stefano, insomma, Stefano è di un altro pianeta. Quello no? Che è importante dire è che non è che si arriva a questi risultati così. Ci siamo fatti il mazzo in questi anni. Stefano è 3 anni che si fa 10 allenamenti alla settimana, Xenia l'anno scorso insieme a Misha. E con loro anch'io, quindi anch'io lì a supporto al mattino, svegliarsi presto e essere in piscina per farli entrare in acqua alle 7:30, ecco, perché poi devi conciliare questo col tuo lavoro, quindi diventa una cosa impegnativa. Però l'anno scorso andava fatto e i frutti sono arrivati. Quindi poi gli altri ragazzi, quello che noi chiediamo è che vengano 3 volte alla settimana. Qualcuno si spaventa all'inizio, dice, come faccio con la scuola, come faccio con...
come fai? Anzi, in teoria, ma normalmente questo è valido per tutti i nuotatori, sì, ma penso anche per tutti gli sportivi. Sportivi. Sì. Cioè, lo sport ti permette di vedere la tua parte, cioè di razionalizzare il tuo tempo, di migliorare la qualità del tuo tempo, e tantissimi di questi ragazzi sono anche bravissimi a scuola, quindi non vorrei anche spezzare una lancia dicendo a... insomma, vari professori che magari qualche volta non riconoscono appieno il valore dello sport a livello proprio formativo, che è fondamentale invece aiutarli. Cioè, non andate a interrogarli il lunedì mattina se sapete che la domenica hanno fatto i campionati italiani. Insomma, non è una bella cosa, perché questo è capitato. Ecco. Sì. Lì poi dopo sul discorso del valore dello sport, abbiamo visto ultimamente anche delle uscite da parte di personaggi, non dico nomi e non dico neanche cognomi, di alto livello, dove dicono che si potrebbe contenere la pandemia tagliando magari quelle ore di poca importanza per gli studenti, e tra queste ore di poca importanza ci hanno messo l'educazione fisica. Qui capiamo tanto purtroppo di come sta andando lo sport, come ha visto lo sport nel nostro paese. Ma cambiamo un attimino, torniamo alla vostra attività. Hai parlato di Xenia, mi piace nominarla perché insomma la conosco praticamente da quando hai iniziato a fare attività con te, e lei ha fatto veramente un grosso cambiamento. Xenia parlava praticamente quasi mai, era molto chiusa, adesso come dici tu è diventata molto più aperta. Xenia è l'emblema di quello che ti dà lo sport. Da una ragazzina che nel 2013 ho accompagnato io la mamma a Montreal, che sì, era brava, si impegnava, sì, in gara dava il massimo, ma era un po' così, faceva fatica anche a magari a capire determinate battute, adesso se ne va per conto proprio in giro per il mondo, addirittura speriamo che entri nelle Fiamme Azzurre, adesso che dobbiamo ringraziare Pancalli e anche questo i vari ministri, perché un gran cambiamento esatto e avere una possibilità per questi ragazzi che sono un po' più in difficoltà di avere anche una vita futura un po' più garantita, ecco perché perché non è facile. Comunque Xenia è cambiata tanto, e poi lei si diverte tanto, ci crede in questa mission, e tutte le volte che la chiamano, adesso ultimamente è andato all'Istituto Seghetti per esempio, e va a fare proselitismo, a spiegare cosa facciamo, e anche a far capire anche che tutti ce la possono fare, sia chi è superabile, ok, sì, chiamiamolo così, e sia chi è abile normalmente. Lei ha fatto dei discorsi in occasione di un nostro sponsor importante, che è la GSM AIM, e praticamente ha fatto un discorso molto importante che mi ha stupito, proprio perché ha parlato dell'inclusione, di quanto è felice di vedere i ragazzi nuovi a crescere, e proprio dell'orgoglio di essere persone superabili e che devono ottenere questi risultati con molta più fatica rispetto agli altri. Cioè, faccio un esempio. Adesso quest'anno abbiamo tesserato diversi ragazzi nuovi, ne abbiamo tesserati tre nuovi, che sono tanti, perché ogni ragazzo è un'isola, che io prendo 10 ragazzi, li butto dentro in corsia, alla stessa fascia di età, più o meno il programma è quello. Ogni ragazzo ognuno ha il suo pianeta, il suo mondo. Sì, perché c'è quello che ha le braccia più lunghe, quello che gli manca una gamba, e quindi per ognuno devi creare un percorso, devi costruire un vestitino perfetto. Bravissimo, ritagliargli, tagliare il suo abito. Quindi è arrivato questo ragazzino nuovo, no? Che anche lui si è un po' spaventato con la mamma quando gli ho detto qua si nuota tre volte. Ma con la scuola, non ti preoccupare, vedrai che poi verrai a nuotare anche di più, perché io voglio farlo nuotare di più nell'arco di pochi mesi. Un ragazzino può fare bene. Lui si chiama Eugenio Recchia, tra l'altro ha origini russe, e vedo che i ragazzi praticamente, avete visto anche voi alle Olimpiadi cos'è capitato, che ragazzi diciamo che non hanno origini prettamente italiane, che voglia hanno di fare, che grande voglia di arrivare hanno. Questa è una cosa che vorrei far capire. Come Xenia, no? Come Xenia. Sì, beh, Xenia però è nata... Sì, però mamma russa, esatto. Però lei è nata a Palermo, adesso addirittura è diventata... cittadino onorario, di Corleone. Suo papà era felicissimo di questa cosa, perché l'hanno accolta come una star, è stata una cosa bellissima. Beh, al di là di questo,
lui ha iniziato adesso e quindi c'è un percorso da fare che è un po' più impegnativo rispetto a una classica scuola a nuoto o a iniziare a fare un allenamento in un determinato modo. Ah sì, insomma, questo, senti, una cosa però mi premeva, perché hai detto no, quando siete stati prima di Natale da GSIM, sì, e dove avete stati anche premiati, no? Il presidente Casali vi ha premiato. Segna poi ha detto anche un'altra cosa molto bella. Parliamo solamente di sport, punto. Lo sport è sport, non esatto, uno sport per normo o per disabili. Sport è sport, punto. E questo è un altro concetto che bisogna, secondo me, far passare, no? Sì, diciamo che questo senza dubbio, sport è uguale, del resto gli allenamenti sono quelli, i sistemi energetici sono quelli, poi li devi adattare perché Xenia per esempio ha problemi nell'assorbire il lattato, quindi gli devi fare un super lavoro, fagli capire, cioè devi fare una periodizzazione ad hoc, no? Che funziona perché ormai tutti gli anni sta andando bene. Però ecco, la palestra è la medesima, gli esercizi li adattiamo, quindi è uguale, non è che facciamo di più, ripeto. Questi ragazzi qui, Misha, Xenia e Stefano, che l'anno scorso sono andati alle Paralimpiadi, questi facevano 10 allenamenti a settimana. Certo. Cioè non è che proprio per te facevano che li, poco. Per te che li alleni forse anche più, magari più difficili, ma anche più stimolante. Perché trovare la formula giusta per ognuno, ripeto, non è come dicevi tu, sì, butto 10 ragazzi sì, in vasca e via. È molto stimolante nel cercare di trovare la giusta chiave. Poi diciamo che un allenatore è una persona molto metodica di solito, no? Però qua invece devi imparare a fare allenatore estemporaneo. Cioè Misha non c'è più una regola, attraversa dei periodi di salute alterni e quindi ti devi adattare. La Xenia a un certo punto dell'allenamento finisce la sua benzina e quindi devo sviluppare piani di lavoro diversi. Adesso ho una ragazzina che è venuta da noi, da Trieste, proprio perché vuole andare a Parigi, quindi con tutta la famiglia e tutto il resto, si chiama Margherita Sorini, lei già quest'anno parteciperà sicuramente ai campionati europei juniores che ci saranno, non mi ricordo più, in Finlandia a luglio. Dopo i campionati, dopo il principale obiettivo di quest'anno, che sono i campionati mondiali che si terranno dal 12 al 18 di giugno a Madeira. Okay. Quindi lei è venuta e però ecco, siccome ha una serie, una sindrome particolare, faccio ancora fatica a, come dire, a trovare il giusto equilibrio giusto nei equilibrio. Suoi programmi. Per te è una scommessa per te, ma penso che sia anche una crescita personale sì. tua, no? Sì, a livello... sì, sì, senza dubbio è divertente, ecco, divertente. Riuscire a trovare così tanto faticoso. Beh, immagino. Senti, in chiusura, beh, neanche in chiusura, adesso andiamo avanti ancora un pochino, però una cosa fondamentale, l'abbiamo visto da GSIM, finalmente c'è attenzione anche a livello degli sponsor. A GSM è un grande partner che vi aiuta tantissimo. Come vi sostenete voi? Perché le spese, ne parlavamo prima, non sono così... Purtroppo le abbiamo spese contenute. Molto grandi, anche perché? Perché la problematica è legata al fatto che non possiamo... Cioè il rapporto allenatore, corsia e atleta è molto basso. Cioè se in una squadra normo posso prendere 8 ragazzi con un allenatore, metterli in una corsia e lì fai e lì esatto, meno male sopravvivo con le quote, qua io in una stessa corsia ne posso mettere 2, ne posso certo. mettere 3 e devo metterci un allenatore, quindi magari in altre squadre un allenatore ha 3 corsie, 8 persone, 24 persone, 24 persone, 24 quote alla fine certo. Noi invece dobbiamo sostenerci perché abbiamo i costi degli allenatori e io ripeto, noi non facciamo volontariato, perché con il volontariato non si va da nessuna parte. Io ammiro i volontari, ammiro le persone che si danno da fare, ammiro quelli che dedicano il loro tempo per queste cause. Però allenare, io dico agonismo, significa stare in piscina 6-7 giorni alla settimana. Certo. Cioè adesso noi a Natale ci siamo allenati, abbiamo saltato la Befana giusto perché ci stava, ma il 31 eravamo in piscina. Il 2 eravamo in piscina. Il volontariato lo puoi fare con la squadra amatoriale. Esatto, professionismo, e quindi io voglio che i miei allenatori siano tutti pagati. Beh, anche correct. Se c'è magari qualcuno che dice, ma no, ma dai, non ti preoccupare. No, tu lavori e tu devi avere il corretto. Le corsie, dove noi abbiamo un grosso aiuto da parte della,
del Comitato Regionale Veneto, scusate, della Federazione Italiana Nuoto, nella persona di Roberto Cognonato, che è il presidente del Comitato Regionale Veneto e anche direttore della piscina dove anche lavoro, oltre ad allenare i ragazzi, e lui ci aiuta per tutto quello che è possibile. Certo. Abbiamo, diciamo, delle quote agevolate proprio perché siamo una fascia protetta per il comune, ecco, da questo punto di vista. E poi vabbè, cioè, le tute, le trasferte, i costi, insomma, i costi sono tanti, no? La palestra, e vi ricordo che noi ci alleniamo 11 mesi all'anno, cioè siamo sempre, l'anno scorso ad esempio nel lockdown non ci siamo mai fermati, ecco, abbiamo fatto anche agosto eccetera, quindi siamo sempre sul pezzo. Quindi i costi sono alti e quindi se con le quote non ce la facciamo. Certo. Noi abbiamo una politica verso i genitori di quote abbastanza calmierate, non sono basse, però è il minimo indispensabile che noi possiamo chiedergli, però poi tutto il resto lo dobbiamo trovare in giro e quindi abbiamo AGSM e AIM che ci sta sostenendo da diversi anni e che continuerà a sostenerci. Infatti a breve ci rivedremo per sistemare un po' la prossima stagione, spero anche i prossimi 3 anni, perché quello di cui noi abbiamo bisogno non è un investimento annuale, ma magari qualcuno che creda in noi per 3 anni a lungo termine, che ci permetta di lavorare di con serenità. No? Sì, se no ogni anno io arrivo in questo periodo e devo dedicare quasi più tempo a ricercare amici piuttosto che. Poi abbiamo Banco BPM, che anche questi ci hanno riconfermato la loro e probabilmente anche per 3 anni. Bene. Poi ci aiuta Bertolaso, che è un'altra società che ci è arrivata tramite l'assessore di Zimella, che è amico di Stefano, insomma. Poi abbiamo Steril Garda, che, che ha fatto un piccolo investimento per vedere come stiamo andando. E poi abbiamo una telefonica, che anche questi ci stanno aiutando. Quindi con questi soldini, bene o male, ad agosto arriveremo. Certo. Ecco, quanto costa un atleta, se si può dire, di media, perché come dicevi tu, non tutti sono uguali. Diciamo, un atleta di alto livello può venire a costare sui 5-6 mila euro all'anno, in un anno, da gennaio a dicembre. Un atleta di medio livello, cioè un atleta che fa i campionati italiani giovanili, però non ha particolare esigenza, non fa gli allenamenti che fa tutti i giorni, fa meno palestra, e tutto il resto viene a costare comunque sui, per esempio, questo abbiamo fatto il conto che è un atleta della, chiamiamo la seconda fascia, anche se sono tutti bravi i nostri ragazzi, diciamo che deve nuotare da gennaio a agosto, perché ripeto, qua non è improvvisazione, qua facciamo bilanci, guardiamo, vediamo, perché dobbiamo stare a galla bene anche, e viene a costare sui 700 euro. Beh, insomma, non sono poi abbiamo cifre, dei ragazzi, poi abbiamo un inserimento importante del Don Calabria che purtroppo ha chiuso, e quindi tutti questi 11 ragazzi sono venuti da noi e qui abbiamo delle quote più contenute, perché loro comunque fanno un'attività sempre interessante, sempre importante, ma vengono una o due volte, nuotano solo un'oretta. Ed è un'attività motoria. Per loro è fondamentale, infatti sono contentissimi di aver ritrovato una nuova isola qua a Verona, che li ha accolti. E vi allenate lì al federale, giusto? Ci alleniamo sempre al federale, e la soddisfazione enorme è il mercoledì, no? Dove noi abbiamo sempre avuto una corsia, due corsie, il mercoledì ho la vasca da 25 è praticamente tutta mia. Perché è tutta nostra, perché ho le corsie per la prima squadra, le corsie per i ragazzi e lavoriamo in quattro in contemporanea. È una bella soddisfazione, enorme. Una volta ero solo io, poi è arrivata Luisa, che voglio ringraziare perché è una grandissima persona, ha tanto entusiasmo, tanta voglia di fare e lei ci aiuta molto. Insomma, abbiamo anche investito su di lei perché ha fatto il corso FIN e tutto il resto. Poi quest'anno è arrivato Cesare Cunegatti, che appunto allena il gruppo del Don Calabria, che lui con grande entusiasmo, grande voglia. E poi abbiamo Osvaldo Breccia, che una volta a settimana tra l'altro viene da noi ad allenarsi, ma che appunto segue questo gruppo di Creazzo. Beh, insomma, C'è il momento, c'è anche il papà di De Muttis, che è l'ex allenatore di un gruppo Galm, che noi lo tiriamo dentro perché ci aiuta, ecco, perché quando Luisa lì con me, tanti ragazzi, per riuscire a seguirli bene bisogna essere in tanti. Certo. Senti Marcello, mi sembra perché la nostra società vuole fare qualità, ecco. Qualità, non questo, quantità, questo qualità, si capisce. Ma sempre, anche se tu vai alle Olimpiadi o anche se tu vai, perché dobbiamo dare la possibilità a tutti di potersi esprimere al meglio
e di raggiungere i propri obiettivi fuori e dentro la piscina. Senti, non abbiamo parlato delle Olimpiadi, non ne ho parlato volutamente perché sarebbe stato forse facile parlare delle Olimpiadi, dove abbiamo visto le 7 medaglie di Stefano, le 5-4 di Xenia. Lì è stato l'apice, no? Lì è stata la punta dell'iceberg. A me interessava sviluppare e far capire cosa c'è sotto questi successi. Io credo che, non con questa intervista, ma in generale il lavoro che state facendo finalmente sta avendo dei riscontri importanti anche a livello mediatico. Ovviamente c'è ancora tanto da fare, ma ovviamente io credo che dopo queste tue richieste, perché insomma ci può anche dire queste richieste bisogno, sono anche sì, abbastanza contenute, perché se ci pensiamo uno sponsor potrebbe prendersi direttamente in carico un atleta, insomma nell'arco di un anno dai 700 ai diciamo 4.000 certo, euro, insomma non sono cifre importanti, quindi lanciamo anche questo messaggio. Chi volesse adottare sportivamente un ragazzo, insomma, perché penso anche che ci sia... sono delle agevolazioni fiscali, certo, verso la certo, anche quello. Quindi se insomma volesse contattarti sia una famiglia che vuole portare il proprio ragazzo o anche magari uno sponsor, dove trova i vostri allora, riferimenti? Per le famiglie possono trovarci nelle due pagine delle federazioni a cui noi aderiamo. Una è la FIMP, che è la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, e sono i disabili fisici, e l'altra società, l'altra federazione a cui noi siamo affiliati è la FISDIR, che è la Federazione Italiana Sport Disabili, Disabilità Relazionale Intellettiva. E quindi qui ci possono trovare, perché ci sono gli indirizzi. E sì, poi abbiamo fatto una nostra, no, abbiamo, stiamo facendo partire la nostra pagina, okay, è partita, non è sì, a posto ancora, sì, perché ci sono sempre tante cose da fare, però proprio è Verona Swimming Team, e lì sì, c'è la pagina, e quindi lì potete trovare anche i riferimenti, c'è la mail, bene, c'è tutto. E poi naturalmente c'è Facebook, c'è Instagram e anche un po' YouTube, quindi insomma, bene, abbiamo lavorato tanto sul versante social, anche se siamo un po' sempre in difficoltà perché, ripeto, è tutta cosa fatta in casa. Ecco, beh, vedremo, allora, vedremo di lavorare vedremo anche di questa ottica qui. Futuro. Va bene, Marcello. Certo. Allora, intanto grazie di essere te, qui con noi, di aver bevuto questo caffè qui al Vinsanto Caffè di Madonna di Campagna. Ti ringrazio, ti faccio in bocca al lupo per questo nuovo anno che, beh, insomma, voi l'avete già cominciato, quindi di proseguire bene, e facciamo anche gli auguri ovviamente a tutti gli atleti del Verona Swimming Team e in generale tutti gli atleti che segui, e cosa dire? Cosa dire? Allora vi saluto come vi saluta Gabriele. Grazie a tutti, allora, buona giornata, e ci vediamo prossimamente per un altro caffè insieme. Ciao!